Eccoci qua, ci troviamo al centro commerciale Mare Monti di Massa in compagnia della mitica Claudia Penoni, direttamente dallo Zelig, è qui ad essere intervistata alle nostre telecamere di CamCam Video e per gli amici di Chuck Si Gira. Allora Claudia, qualche domanda. Grazie intanto perché ti fai intervistare da noi. Volentieri. Volentieri. Ti volevo fare una domanda subito così a freddo. Quanto è difficile per una donna essere in un mondo di spettacolo fatto prettamente di uomini? Ma se fai ridere no, alla fine diventa ma tu lo sai, perché anche tu lo sai far ridere. Quindi se hai trovato il meccanismo e la risata riesci a strapparla, alla fine sei quasi come un uomo, nel senso che riesce a passi sia col pubblico che tra i colleghi e gli autori, che poi finiscono con lo stimarti quanto un uomo. Quindi siamo anche un po' uomini forse noi in questo caso. Si può fare, ci si riesce. Si può fare e ci si riesce. Un consiglio per chi come noi, come te, che già sei avviata nella strada del successo, vuole intraprendere questo difficile cammino? Allora, intanto se uno ha il desiderio deve provare assolutamente, perché se no ti rimane il cosino che va su giù, anziano, dice ma avrei potuto provare. Siccome nella vita tutto può succedere, ed è successo a me che ero già in età matura, se posso permettermi, bisogna provare e intanto con gli amici, usare le prime cavie, i parenti, gli amici a casa, sperimentare la propria comicità e poi frequentare delle scuole, ma non solo, i laboratori. Per quanto riguarda Zelig, sono soprattutto i laboratori quelli che ti testano per vedere cosa sai fare, i personaggi che riesci a scovare nella quotidianità, dove si trovano anche degli autori che ti danno una mano in questi laboratori. Per cui io dico, ce ne sono in tutta Italia, se uno ha questa necessità, questo talento e sa di riuscirci, deve provare assolutamente. Vai su internet, cerchi la lista e ci sono i vari laboratori di Zelig in tutta Italia. Quindi una bella pozione magica unendo speranza, quella non deve mai mancare, talento e studio per crearsi studio, una competenza. Sì, bisogna studiare, bisogna soprattutto fare tante prove, perché un pezzo che arriva in prima serata è un pezzo che è stato provato tante volte, è un pezzo testato e quindi è un pezzo che si è imparato bene, quindi c'è del lavoro dietro, non è che è così. Non è che ci improvvisiamo. No, mai. Quando sembra improvvisato è comunque non lo uno è. Studio esatto. Fondato. Esatto. E un'altra cosa, un'altra domanda importante, per gli uomini, mora o bionda, preferisci la tartaruga o la pancetta? Da mettere qua la tartaruga è scomoda. La pancetta in quanto cibo o in quanto quella che abbiamo noi fisicamente? No, in quanto fisico. Ah, fisico. Io allora preferisco la pancetta, perché un uomo che è troppo attento a tartarugarsi potrebbe perdere di vista le mie necessità. Un uomo che si lascia infondare ma che ama la vita, quindi il piacere della tavola e magari anche tutto il resto, anche quello, eh? E secondo me può dare a noi molto, molto di più, meglio un po' di pancetta. Meglio la pancetta, puntini puntini di sospensione, lasciamo a buon intenditor poche parole. E ancora un'altra cosa, Claudia, guardami negli occhi, portami via con te, ti prego. Vabbè, quanti giorni hai a disposizione? Allora, perché quanto vuoi, andiamo a mangiare una pizza stasera. Perché no, volentieri. Quante pizze? Ma a me basta una, però che sia buona. Che sia buona. In bocca al lupo per questo Zelig 2010, sì. Sei straordinaria. Grazie. Un artista da seguire che porta alto lo stendardo rosa di tutte noi donne che ci crediamo in questo mondo dello spettacolo fatto di uomini. Sì, bisogna. Esatto. E un saluto in camera per gli amici di CamCam Video e Chuck Si Gira. E un saluto, un bacione proprio con tutto il cuore e mi raccomando, se ci credete provateci e seguite CamCam Video. In polacco, il polacco che conosco io è così. Sprizzo di felicità e di energia nel comunicarvi la mia grande gioia di fare cinema polacco. Fatelo anche voi. Questo è l'unico polacco che so. Grazie Claudia, sei stata fantastica. Grazie a te. Buon tutto. Grazie, altrettanto.